Amici sportivi, un caro saluto da Andrea Anselmi, ben ritrovati con una nuova puntata di White Red News, la prima del 2016. White Red News, lo sapete, rotocalco sportivo settimanale dedicato alle vicende calcistiche e non solo dell'FC Südtirol. Siamo a Masoronco, dove la prima squadra biancorossa sta preparando il big match di sabato contro la capolista Cittadella Altombolato. Siamo naturalmente in compagnia di due ospiti che vado immediatamente a presentare. La mia destra, il playmaker biancorosso Luca Bertoni. Ciao Luca. Ciao Andrea. Alla mia sinistra, uno dei componenti della colonia altoatesina dell'FC Südtirol, Gabriel Brugger. Ciao Gabriel, benvenuto anche a te. Ciao Andrea. Ok, inizio subito da Luca e parliamo immediatamente, ci proiettiamo immediatamente verso la sfida del Tombolata. Diciamo così, un Südtirol che si è ben comportato nel 2015 può andare a Cittadella contro la prima della classe a provare a fare risultati. Sì, noi dobbiamo sicuramente andare là, consapevoli dei nostri mezzi, a fare la nostra partita. Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra forte, sono davanti al campionato, sappiamo che è una squadra che ha giocatori importanti, ma noi possiamo fare la nostra partita e mettere in difficoltà. Il match di sabato vi farà affrontare, secondo te, la squadra più forte del campionato, una squadra, lo ricordo insomma, tanto per rendere l'idea, che si può permettere di lasciare in panchina calciatori come Sgrigna, Coralli, ma anche gli ex Cappelletti e Minesso, cioè è un Cittadella più forte dell'Alessandria, è giusta così la classifica? Ma di sicuro sono le due squadre che sulla carta hanno la rosa più ampia e con più esperienza e più qualità. Tra le due, non lo so, forse Cittadella potrebbe avere qualcosina in più, però sono due squadre molto forti. Vado da Gabriel adesso, perché secondo anno tuo al Südtirol, quest'anno si fa un gran parlare e bene del gruppo che si è creato, tutti dicono è più forte di quello dell'anno scorso a livello anche mentale, temperamentale, è così? Secondo me sì, perché stiamo lavorando bene, ognuno dà il 100% in ogni allenamento e anche fuori dal campo, siamo un bel gruppo e sì, siamo una bella squadra quest'anno. Sì. Quanto c'è di Mister Stroppa nei risultati buoni che avete ottenuto sin qui? Quanto si vede la sua mano, insomma, per intenderci? Lui ci dà tantissimo, cioè, in allenamento proviamo anche tante cose che ci insegna anche lui. Noi ogni partita proviamo di fare quello che ci dice lui. Insomma, si vede che i risultati sono arrivati e stiamo facendo bene. Torno da Luca. Allora, quinto posto, a una sola lunghezza dalla zona playoff, manca una sola giornata al termine del girone d'andata. Va bene così o c'è qualche rimpianto, magari pensando, non so, ai pareggi casalinghi contro il Feral Pisalò, contro il Renate, anche contro la Cremonese? Ma a livello di classifica di punti sicuramente qualche punto in più potevamo averlo. Però penso che alla fine del campionato, alla lunga, i punti si possano bilanciare, visto che abbiamo preso alcuni punti allo scadere, quindi diciamo che più o meno la classifica potrebbe essere quella. Sicuramente con un po' più di, possiamo dire, fortuna, forse qualche punto in più potevamo anche meritarcelo, però penso che siamo sulla strada giusta. Possiamo sdoganare finalmente la parola playoff, cioè il Südtirol è una squadra, lo avete capito, dopo 16 partite che può puntare ai playoff? Ma di sicuro ce la possiamo giocare con tutti, nessuna squadra ha dimostrato di essere nettamente superiore a noi e ce la possiamo appunto giocare con tutti. Quello che sarà dipende da come affronteremo ogni singola partita e poi alla fine vedremo. Gabriel, che idea ti sei fatto di questo campionato? Cioè, molti dicono più forte dell'anno scorso, soprattutto perché più omogeneo, non ci sono squadre materasso, adesso addirittura sta recuperando punti la Pro Patria, che sembrava la cenerentola del campionato, è così? È un campionato molto difficile perché ognuno può vincere contro chiunque. Sì, cioè, stiamo facendo bene, però dobbiamo affrontare ogni partita al 100% e solo così possiamo fare punti. Mister Stroppa ha detto di recente il modulo più congeniale alle nostre caratteristiche, il 3-5-2, è quello col quale abbiamo ottenuto i migliori risultati ed è indiscutibile questo. Vi trovate bene anche voi con questo modo di giocare e con questo modulo? Sì, ci troviamo molto bene secondo me, perché ci difendiamo bene e anche in avanti abbiamo qualcosa in più e sì, ci troviamo bene, sì.
Hai fatto un piccolo accenno prima, Luca, e ci torno su questo discorso, perché poi vai a vedere i numeri, 14 punti su 26 li avete conquistati nell'ultimo quarto d'ora di gioco, andando a segno ben 9 volte. Cosa significa questo? Cioè, siamo in presenza di una squadra generosa, di carattere, ma forse anche in presenza di una squadra, insomma, che ci crede sempre, che prova sempre a fare la partita, che ha anche una buona condizione fisica. Sì, sì, questo infatti è un nostro merito, il merito di crederci fino alla fine, di non mollare mai. È sicuramente un fattore molto positivo ed è un grande merito di questa squadra. Guardando quello che è stato e quello che potrà essere, dove secondo te può ancora migliorare questa squadra? Ma penso che possiamo migliorare sotto molti aspetti. Ogni partita abbiamo fatto vedere cose buone, in altre qualcosina meno, magari sulla continuità, sulla gestione delle partite, quando andiamo magari in vantaggio, però penso che sia una squadra, siamo una buona squadra e penso che se continuiamo a lavorare così potremo fare molto bene. Gabriel, sin qui il campionato, ma anche la gestione stessa, insomma, dell'organico ha dimostrato che non ci sono titolari e riserve, insomma, fisse, gerarchicamente già stabilite. È arrivato il momento di Cia, è arrivato il momento di Spagnoli, se vogliamo è arrivato anche il momento di Girasole, che all'inizio non faceva parte dell'undici titolare. Ti aspetti e speri che possa arrivare anche il tuo momento? Sì, spero che arrivi anche il mio momento, però cioè, adesso nella preparazione penso che ho fatto bene, ho dato tutto e forse arrivo il mio momento, speriamo. Facciamo una piccola digressione, visto che insomma tu sei cresciuto nel San Giorgio, hai fatto anche 2 anni in Serie D, poi al San Giorgio sei inevitabilmente legato, tuo papà è presidente, tuo fratello gioca nel San Giorgio. Ti aspettavi un San Giorgio che riuscisse a stare così attaccato alla Virtus Bolzano, che sembrava dovesse essere la squadra, insomma, che ammazzava il campionato, invece San Giorgio è solo lì a 3 punti? Sì, c'hanno... loro su lavorano molto bene nel settore giovanile anche. Si vede che hanno una squadra molto giovane, che i giovani veramente riescono a combattere contro tutti. Sì, stanno facendo bene, poi chiaramente la Virtus c'ha dei nomi, stanno facendo anche bene loro, cioè, però sono attaccati là, hanno fatto bene anche la stagione scorsa. Secondo me non è molto strano, però vediamo. E adesso così ne approfittiamo, anche perché è stato un calciatore del Südtirol, adesso dicevo dovrebbe rientrare anche Alessio Orfanello, insomma sfortunatissimo, però non molla mai, adesso è pronto a rientro, nonostante insomma nella sua carriera, la sua carriera sia stata limitata da tanti infortuni, ricordiamo 4 volte si è fatto i crociati. È un giocatore fortissimo, lui può aiutare tantissimo al San Giorgio, vediamo cosa riescono a fare anche con lui, dove arrivano alla fine. Sì, spero che non succeda più niente. Certo, e glielo auguriamo di cuore. Cioè. Esatto. Una piccola digressione sul recente passato, anche con Luca Bertoni, relativamente al Carpi, esperienza in Serie A dopo una promozione straordinaria. Ce la faranno a conservare la categoria, in presenza anche di un organico, lo dicevamo insomma, poco prima di andare in onda, che presenta tanti giocatori che non solo hanno fatto la B e sono stati i tuoi compagni di squadra, ma hanno fatto anche la C. Beh, penso sarà molto, molto difficile, vista appunto la classifica. Spero per loro, per molti di loro, però non lo so, bisognerebbe fare tanti punti e non so se ce la faranno. Non lo so. Insomma, auguriamo anche le migliori fortune al Carpi, naturalmente. Siamo in chiusura di trasmissione, o quasi, vi ricordo soltanto il programma del weekend. Sabato il big match al tombolato di Cittadella, fra Cittadella, capolista e Südtirol, che ricordo è quinto in classifica, calcio d'inizio alle ore 15. Per chi non potesse seguire la squadra in trasferta, ovvero il Südtirol, c'è sempre la diretta web su sporttube.tv. Domenica invece appuntamento con una delle formazioni giovanili di punta del vivaio biancorosso, ovvero gli allievi nazionali secondi in classifica, che qui a Masoronco alle ore 15 affronteranno il Padova. Allora io saluto e ringrazio gli ospiti di questa puntata di Wide Red News. Grazie Gabriel Brugger. Grazie a te. Grazie Luca Bertone, in bocca al lupo per sabato. Grazie Crepi. Ok, davvero tutto per questa puntata, l'appuntamento con White Red News, come sempre, per la prossima settimana.